Buongiorno a Buongiorno, tutti! bene bene Dopo bene. Dopo questa una lunga lunga assenza, assenza, perché questa lunga assenza perché? ci siete mancati. Perché il ragazzo di fianco a me è cagionevole. Sono 3 settimane e più che tipo. Dimmi, Scendo, dimmi, dimmi. scendo! Ma ora risorgo alla vita. No, vabbè, No, allora. allora vi dicevo, praticamente la scena è stata questa. Lui, per i 3 weekend precedenti, poi sempre di sabato, veniva a casa mia, perché lui, noi ci veniamo sempre il sabato, suonava e... Pronto, c'è Mattia? E dal bagno si sentiva questo rumore, che ero io. Conati, conati. Faremo un film che chiameremo Conati. Conati. Noi ci scusiamo quindi per l'assenza Per la prolungata, ci siete lunga mancati un assenza. sacco. Per la vostra pazienza, vi regaliamo un bottone. Un bottone. Vabbè, Allora, allora. un momento, prima di iniziare, così che la Ma gente ancora no, ma alla inizia. fine. No, non so, no, no, perché se magari la gente non guarda il video fino alla fine. Ma è Volevo. vero che ci odiano. No, volevo segnalare un attimo il canale Stuff Stuff, scritto Stuff con due F Come e stufa. Stuff con Stufa con due due F. F. Stuff Stuff, Stufa. che Bravi, bravi. sottotitolo Gente che fa roba in luoghi con cose. Cioè, bellissimi, proprio geniali. Bene, E allora, tornando a niente, noi. guardate il mio canale, vai. Di cosa Teme? vogliamo parlare? Di No, cosa vogliamo allora, parlare? vogliamo parlare. Ultimamente siamo andati al cinema a vedere Avatar. Avatar, film della Madonna, Tra l'altro, non ragazzi. so se hai notato il canale di Victor Slazarov. Ma sai che questo qua mi somiglia un casino? C'è questo qui che si chiama Victor Laszlo 88 che sembra quasi me. Sembra, No, però non lo so. è il nuovo Vai. canale in cui recensisco film che non so per quale motivo, quando sono io a fare i video come Victor Laszlo 88, è fluidissimo. Quando arriva questa faccia di merda, la telecamera webcam va a scatti. Ma Ma se mica capito è sta così, è cosa, così. eh? Infatti lo so, Vabbè. abbiamo iconizzato perché abbiamo paura di vedere quanto va lento, quindi. Esattamente. Quindi, vabbè, parlando, mi è capitato di avere dei vari vicini, no? Al Quando vai cinema. al cinema, esatto, ti capita? Capita comunque di avere persone a fianco che, diciamo, non ci stanno propriamente Fanno simpatiche. le peggio Che cose. le peggio cose. Ad esempio, Vai. il primo caso che ti succede è Sparamelo. l'obeso maledetto. Allora io dico, Mamma. carissimo obeso, perché non stai sul tuo Quello divano? che di solito occupa due poltrone, no? Cioè, gli Esatto. arriva l'inserviente, la maschera, Toglie il con la bracciolo. sega, sega il bracciolo, no? Lui paga un supplemento per il bracciolino segato e si siede con Sì. culone a tre piazze. Allora, lui cosa? Non è che sta a casa sul suo divano sfondato, no. No. Si siede di fianco a te, ti inonda di sudore e grasso. Dai, Intanto poverino. quel coso da popcorn che lui mangia sempre, che è tipo il maxi super Sì, mega diciamo, Giaia. quello che lui praticamente spende 10 euro di biglietto per il film in 3D E e 40 esatto, 45 euro di di popcorn, poco. Lui è no? così. Più 10 di supplemento burro, Esatto. E perché... tu guardi il film con questo sottofondo. Che poi c'è un respiro Esatto, affanno. se è gentile, ti gira col burro che gli cola. Ma ne vuoi un po'? Che E tu che lo guardi così, schifo. proprio, che in 3D ti sembra ancora più minaccioso, no? Esattamente. Bene, poi ci sono Poi i... c'è, aspetta, c'è quello, c'è, diciamo come si chiamano, quelli che parlano, no? Tu sei lì che stai guardando il film e senti un bisbiglio. Adesso, Secondo te guarda, sentono? sì, guarda, eh? Guarda che adesso gli arriva il proiettile in faccia. Guarda, non ti aspetteresti mai. E tu sei lì che dici, adesso mi giro e lo ammazzo. Giuro Esatto. che lo Esatto. ammazzo. E poi lì non segui più il film. Ormai ti No. E dice, concentri. vabbè, affanculo, seguiamo gli spoiler di questi due stronzi Esatto, ti dietro. concentri sui tuoi Sì. fastidi. Ad esempio, ci sono quelli gli iperattivi. Ho Se sei capito. Io sono tra iperattivi, quelli, eh. Non mi auguro resta mai di avermi come vicino. se sei iperattivo, devi metterti una cazzo di camicia di forza, sia anche alle gambe, perché quelli dietro o quel di fianco si continuano a muovere e senti, si deve fare. Sì, no, la cosa è questa. Lui è lì tranquillo, io sono Esatto. dietro e fa così. Cioè, è che Colpire cazzo? sulla spalla. Esatto, ti ricordo in bocca. Allora io dico, perché poi non ti concentri più sul film. Tu aspetti e dici, ne fa ancora un altro, non stai più Io gli a guardare. spacco i Ti denti. spacco i denti, Esatto. ti spacco i denti. Poi ci sono quelli Poi... che si devono confidare, no? Loro vengono al Oddio. cinema per fare che cosa? Per parlare. Sì, no, ma quello dici, parlassero dei film. No, senti, Marzia, ti devo dire una cosa. Ieri ho incontrato Kevin e tu sei dietro che dici, Ma vaffanculo, begera di ma merda. poi ci sono i preferiti, quelli che vanno al cinema per pomiciare, no? Tu sei Esatto. lì che guardi il film e si sente. Schifosi maledetti, andate a casa vostra, No, ok? sì, esatto, No, no. Poi ogni vabbè. tanto ti arriva un reggiseno, una giarrettiera in testa, Così, che così. fai, Ma tu che che cinema vai? cazzo? Che Eh? cinema No, quelli? no, sono cinema Si serie, sa quelli che il vecchi, sa. 3D. No, e poi ci sono, ma ce Cosa? ne sono proprio veramente. Allora, c'è la famiglia che va col bambino. Il Ok. bambino è becero. Perché non è che becero, c'ha 2 anni. No, è Cosa lo becero. porti a vedere? Il silenzio di innocenti. Ma ora sei scemo. Esatto. E questo bambino spacca
spaventatissimo. Si mette a piangere. Ma è il succo di pomodoro quello! Esatto, sì, e ti rovina il film, la durezza. Io ero andato a vedere Underworld con Dino, ero andato a vedere Underworld Evolution, quello, cioè il secondo comunque. Praticamente c'era questo bambino che continuava a fare, adesso lo ammazza, eh? Guarda che lo ammazza, sì sì, arriva con la spada, lo ammazza, io volevo fare un infanticidio, ti giuro. Cioè fa, oddio, ho paura! Se hai portato tuo figlio a vedere un film sui vampiri, che cosa cazzo pretendevi? Che ti diceva, grazie papà, ti voglio bene. No, l'hai traumatizzato quel bambino. Se diventi un serial killer che succhia il sangue alle vittime, è colpa tua, padre, è colpa tua. E poi ci sono gli amici, quelli che tu non ti aspetteresti mai, che... Di trovare, no, cosa? Mi si è bloccato il cervello. No, no, non ti aspetteresti mai di che fossero, che ne so, delle bestie assurde, no, e non capissero la trama del film. Tu cosa fai? Dai, andiamo a vederci. Allora ti siedi, inizia il film. Dopo tipo mezz'ora ti chiede, comincia. Oh, ma il protagonista è quello moro o quello biondo? Tu lo guardi, vabbè, gli rispondi con pena. Dopo 30 secondi inizia l'intervista. Ma non ho capito bene, ma lei era Troia, la devi piantare. No, poi è bellissimo quando tipo quelli che sono lì, che stai guardando, per far vedere che sanno di cinema, ti si girano e fanno, oh, certo che Johnny Depp è bravo, e tu, quello è Sean Connery. Esatto. Ma come? No, e invece poi... ci sono quelle occhie del cazzo. Che... quelle che ridono come delle, quelle... alla battuta minima il protagonista che fai, cosa ridi, cosa stai ridendo, non fa ridere, stai guardando un cinepanettone, non fa ridere. E poi ci sono anche quelle che vanno al cinema solo ed esclusivamente per vedere il loro attore preferito, che quando compare sullo schermo iniziano ad applaudire. Sì, cosa stai una applaudendo? Ero andato a vedere Zeta la formica, ero piccolo, una ragazza, quando è finito il film, si alza e fa bravo! Che volevo dire, adesso ti abbatto. Bravo, io ti abbatto. Ma bravo, okay. Chi è il macchinista che fa andare là? No, zitta la formica. No, non sto scherzando, questa si alza, bravo! Ma stiamo scherzando? Per cui quanto siamo arrivati? 7 minuti. Per Diana. E poi c'è quello che al cinema va sempre col cellulare, ok? Sì. Sempre col cellulare e... Sì, no, è lentissima. Va sempre col cellulare, no? Che tu praticamente sei lì, che stai guardando il film, e all'improvviso la luce del sole. Che cos'è? Ti illumina come me, no? È questo qui che sta messaggiando con l'iPhone. Sei venuto al cinema per messaggiare, io ti taglio i polli. Io ti taglio la gola. No, io ti taglio i polli. Ti messaggio così. No, coglione. E poi ti illuminano. Sono illuminato come me. Tu non riesci più a vedere il cinema. Poi c'hai anche gli occhialini, ti viene in 3D la luce. Il 3D è fantastico perché ti fa avere delle illusioni. Io quando l'ho già detto nella video recensione che ho fatto sull'altro canale, portati pubblicità. Quando praticamente crea un mulino tuo e te lo puoi portare. No, praticamente eravamo lì con gli altri. A un certo punto io stavo per dire a quello davanti a me, Ciccio, ti levi dalle palle che mi sei davanti. No, era uno dei personaggi del film che passava davanti alla telecamera. Ma tu hai anche lui ha anche dei problemi. No, beh, guardare me vedere il 3D è fantastico, perché ho questi occhiali che pesano 720 grammi, ok? E poi in più sopra devo applicare gli occhiali in 3D, che a un certo punto mi stavano cadendo naso e orecchie. Ma perché mi sono tolto gli occhialini, sembravano presenti quei cosi finti, no? Che tipo, li tolgo già col naso e i baffetti. Il naso, i baffi e le orecchie. E gli altri occhiali sotto, no? Esatto. E che poi ero bruttissimo, che senza naso e orecchie, capirai. Che merda. Abbiamo praticamente sforato. Oh. Sentite, noi vi ringraziamo per averci seguito di nuovo dopo tutta questa assenza. Ci scusiamo per la webcam. Secondo me sei tu, Marco, che la rendi. Ma andate a cagare. No, vai tu. Un saluto a tutti da Lady Medic, un saluto a PC Informatica. A tutti, a Basta 11, a tutti. Noi vi salutiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!